Sono Davide Tutino, io insegno in un liceo storia e filosofia. Ho avuto una figlia in homeschooling e un figlio nella scuola pubblica, in entrambi i casi con grande gioia di sperimentare e vivere proprio il dialogo con l'istituzione. Quindi ho trovato veramente l'idea di questo incontro importantissima perché occorre comprendere che sono due realtà che devono dialogare, anzitutto per quello che vediamo qua dietro. Una cosa fondamentale che abbiamo imparato da Montessori è che non solo il bambino, in realtà l'uomo, il cittadino, ha bisogno di poter leggere l'ambiente che gli è attorno, comprenderlo, perché sia commisurato alle proprie esigenze di vita. Questo che significa? Significa che anche la città è una scuola. Anche la casa è una scuola, o è scuola o è prigione, perché se, quando non leggi e non capisci il tuo ambiente sei imprigionato. Quindi se questo vale per la città, vale per la casa, questo vale per la scuola. La scuola ha bisogno di essere anche casa, nel senso che chi la vive deve viverla come cosa di cui è responsabile, non che gli appartiene come casa sua, ma che la ama come la sua casa. E a sua volta la casa ha bisogno di essere scuola. Quello che vorrei portare come domanda e come esigenza a questo punto, dopo il grande apprezzamento che ho provato veramente per tutti gli interventi, è che, compreso questo, occorre anzitutto, come il preside, come il dirigente ha messo in rilievo, che ci sia veramente da parte delle scuole una volontà di venire incontro, di curiosare, di dialogare, perché questo tipo di esperienze può cambiare la scuola pubblica nella quale io stesso con grandissima gioia lavoro. E può cambiare anche l'homeschooling, nel senso che può veramente rimettere, ricucire un tessuto, perché la scuola fa parte di quei luoghi in cui gli homeschoolers possono andare come vanno al museo la mattina. Gli può capitare anche di andare, ma perché no, in un evento scolastico. Perché la scuola è una parte del nostro territorio. Come è possibile che queste cose non dialoghino? Anzitutto perché chiaramente c'è un livello burocratico che è ancora stride. Ad esempio, non è tutto chiaro i comportamenti che devono avere e tenere, ma soprattutto i diritti che hanno quelli che scelgono lo homeschooling. Quando l'abbiamo scelto, chiaramente abbiamo subito tutte queste difficoltà, e così come noi altre migliaia di persone. E l'altro livello, perché no, visto che senza i soldi non si dice neanche messa, occorre anche ragionare sul fatto che se mi inserisci in una legge nazionale e mi riconosci come una scuola, perché è un percorso scolastico nel senso proprio del tempo libero, nel senso della libertà, ma dammi qualche risorsa, fosse anche veramente piccola, anche piccolissima, nel senso che sto pagando le tasse, sto contribuendo al percorso formativo di tutti quelli che sono nella scuola, vorrei anche solo le briciole di quel tavolo, perché le briciole per me sono un pasto. E questo significherebbe far crescere enormemente le possibilità e il livello, veramente delle possibilità e delle opportunità, come diceva il dirigente, per noi homeschoolers, ma anche la responsabilità, il dovere, il desiderio e la voglia del dirigente, della scuola, dell'istituzione di andare a curiosare, perché se qualche piccola risorsa te la do, poi vorrei venirti anche a chiedere. E qui c'è uno scambio che fa crescere la scuola e fa crescere lo homeschooling. Ecco, queste sono le due questioni che vorrei porre. Uno veramente che occorre una presa di coscienza, appunto le linee guida, cioè, non è possibile che mi fai il processo perché vengo da uno schooling,
mi metti di fronte alle linee guida, no? E così come dall'altra parte non è possibile che io debba dare il sangue perché uno dei miei figli ha fatto questa scelta, abbiamo fatto insieme a uno dei miei figli questa scelta, e quindi anche qualche piccola risorsa va anche pensata. Niente, io vi ringrazio ancora perché è stata un'occasione eccezionale, ringrazio l'assessore, l'intervento strepitoso del preside e l'intervento meraviglioso della dottoressa Di Martino.